Salve a tutti, ragazzi! Bentornati! Ah, che ne so, faccio farlo io! Salve a tutti, ragazzi! E bentornati! Shosha, sono mia moglie Ambra! Ciao! E sono con... Questo video ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Mai come quest'anno siamo in difficoltà, perché Adele vuole farlo lei sto video. Infatti vedete, voleva fare la intro lei, voleva fare tutto lei. Allora Adele voleva il timer. Voleva il timer, non vuole che gli faccio 3, 2, 1. No, no, lei voleva proprio il timer, cioè il ciak. Benvenuti a questo speciale di Natale. Ho costretto mia moglie a fare questo video. Inizialmente eravamo solo io e Adele. Digliela, cosa vuoi per Natale? Oh, tutto a posto. È tutto ok. Adele, che cosa vuoi per Natale? Peppe. Chiamo Peppe. Allora, mamma, tu che vuoi per Natale? L'Apple Watch. Che cosa chiede a un Babbo Natale? Niente. Benissimo. Peppe. Peccato che il regalo già gliel'abbiamo fatto. Ma io che ho chiesto a Babbo Natale? Un pandoro. Un pandoro in realtà ho chiesto. Ho chiesto un bel pandoro artigianale come insegna Franchino, capito? Una cosa fatta bene, eh? Da pasticceria. Da pasticceria, non del laboratorio. Però, insomma, vediamo. Quest'anno c'ho avuto questa cosa. Che poi forse tornassi indietro era da chiedere. Era da chiedere un pa... Chi è che si è mangiato la pizzetta mia qua? Chi ha mangiato la pizzetta mia? Adele. Ma non era, ma non era stato un gatto? Sì. Adele o un gatto? No, il gatto. E la pizzetta tua chi se l'è mangiata? Adele. E la pizza mia? E la pizza di mamma chi se l'è mangiata? Niente, non c'era proprio la pizza per me. Io volevo forse... No, zitto. Zitto a me. Pensandoci bene, volevo un panettone. Chiudi la porta. E se tu e qui non devi stare nessuno. Non devi parlare a nessuno. E devi chiudere la porta. Papà diceva che forse voleva un panettone, ma è troppo tardi. Basta. Come è troppo tardi? Cioè, è troppo tardi. Col pandoro. Ma tu chiedi l'Apple Watch e chiedo un panettone. È un panettone, ho chiesto. Noi adesso spacchetteremo dei regali. E poi spacchettare è una parola grossa, perché... Io sapevo che sarebbe successa questa cosa. E quindi ragazzi, i regali non li ho impacchettati, perché mamma non vuole che facciamo troppo casino con la carta. Quindi ragazzi, ci sono dei pacchi che però stanno nel pacco. So tutta roba un po' riciclata, un po' così, perché quest'anno ci hanno fatto pochissimi regali. Ovviamente ragazzi, cogliamo l'occasione per farvi tanti auguri di buon Natale. Auguri in anticipo. Oui. Comunque ha azzeccato più parole in inglese di Ambra. Adele, sei pronta a aprire questo pacco? No. Dai, vedi che c'è dentro, dai. Allora ragazzi, questo è un pacco misterioso che mi è arrivato un sacco di tempo fa. Oddio, quanta roba. Guarda un po', che cos'è questa? Una maglietta. Guarda un po', aprila. Wow. Una maglietta di Assassin's Creed. Come? Assassin's Creed. Bella, grande. Bella, così. Importante. Di Assassin's Creed Mirage. Vedi che taglia è, perché... Dov'è finita Adele? Adele, dove sei? Che bello questo. Allora ragazzi, ci abbiamo un qualcosa da Assassin's Creed Mirage che ci è piaciuto un sacco. Trovate la serie qui in alto. E poi comunque non è Natale senza Assassin's Creed. Allora vediamo un po' che c'abbiamo. C'abbiamo, vabbè, la steelbook. Una bella steelbook. Eccola qua. Ah no, ma c'è qualcosa. Ah, è una collector. Questo che cos'è? Vediamo un po' il CD. CD, aspetta, no, che forse c'abbiamo qualcosa. Ah, questo è il CD della soundtrack. Ah, guarda che figo, guarda che figo. Adele, guarda che bello. Un basi. Wow. Wow. Ciao Adele, io mi chiamo Ezio. Bello, no? Allora. No, è mio. Bello, però ragazzi, dai, devo dire la verità, è bello dettagliato, è un po' leggerino, però bello. Allora, questo si va ad aggiungere a tutta la collezione che ho dei vari protagonisti. Ma prima, che prima o poi vedrà la luce, eh? Eh sì, prima o poi, ragazzi, magari una nuova casa, chi lo sa, chi lo sa. Gli manca un dito, ovviamente, però c'è un problema. Adesso io questi qui, ragazzi, li devo nascondere, perché il mio studio è diventato il campo di gioco da Adele. Ma ha distrutto già diverse statuette. Ti fanno male le orecchie. Sento, mi fai male le orecchie. E iterato dalla mia stessa figlia. Ragazzi, andiamo avanti con questo pacco che vi dirà niente. Ma a me sì, perché guardate che è successo quando l'ho ritirato. Vabbè, che mi hai lasciato il pacco, grazie. Ma mo come faccio? Cioè, ma non è possibile.
Capite, raga, ma ha sfondato la casella della posta. Genio, è un genio il corriere che ce l'ha portato. Quindi, che ci sarà dentro? Scopriamolo. Scopriamo così. Che cosa c'è là dentro, Adele. Vedi un po', apri tu. Oh. Carta. Ci hanno regalato della carta. No! Oh! Attenzione! Che cos'è? La vuoi bere? No, non la vuoi bere. Questa è la birra degli Ainub. La Spotterkeller. La birra buona per persone cattive. No, Adele, questa tu non te la vuoi bere, sennò arrivano i servizi sociali dopo tempo X. Cin cin. Ok. No, Adele, no. Ma tu non l'hai vista fa sta roba? Ah, ringraziamo Spawn e Camper. Se volete vi lascio il link sotto perché sono un bravo amico. Devo dire la verità, ragazzi, io non bevo birra, quindi non so. L'assaggia mamma. Vuoi assaggiare? Sì. Davvero adesso? No. Vabbè ragazzi, a noi l'ho cacciate perché veramente non si poteva fare sto video tutti insieme. Comunque, niente, dicevo, vabbè, io non bevo birra, potrebbe essere questa la prima volta che l'assaggio, non lo so. Però, insomma, mi hanno detto tutti che è buona. Camper, Spawn, se mi volete ripagare la casella della posta, poi ve mando l'Iban, ok? Ragazzi, questo pacco lo aspettavo tantissimo. Voi direte, vabbè, Mike, ma è già aperto. Sì, perché era assai misterioso, ho detto che è sta roba. E mi sono ricordato che è un regalo che mi sono fatto io. Non è una pubblicità. Assolutamente, cioè sono i soldi mia, ci ho speso i soldi. Ve la devo spiegare, ragazzi, perché è un po' particolare. Secondo me qua dentro ci potrebbe essere la più grande win di questo video, oppure la più grande scammata in assoluto. Ve lo dico, perché mi è costata oltre 200 euro e un mese d'attesa. Però che è successo? Cioè sta sto amico e mi ha detto: guarda Mike, c'è sta sto sito dove vendono maglie di calcio. Cioè tu puoi fare sta cosa, che è quello che ho fatto. Cioè sostanzialmente ci stanno dei pacchi, dei tre magliette, random. Cioè può essere una maglia figa oppure una maglia puzza. Cioè se va dal Manchester United al Benevento, cioè capito? A casissimo, ti può capitare qualsiasi maglia. E tu te le compri al buio. Ovviamente ne paghi poco, cioè tipo tre magliette tipo 30 euro. Sperando che siano originali, raga. Cioè penso che, ripeto, potrebbe essere una grossa scammata. Ho detto cacchio, figo, me le compro così magari per fare dei video che vedrete tra un po'. Pena cosa che... Però ho detto vabbè dai, figo, proviamo. Quindi ragazzi, qua dentro io non lo so, ho visto che sono arrivate. Spero che siano belle le maglie, ok? 200 euro speso, speravo bene. Oh, oh no, allora già partiamo male perché c'è il coso della Francia, che è la maglietta della Francia, però pare una bandiera. Oh ragazzi, aspetta, vediamo un attimo ragazzi, che potrebbe essere una bandiera. Allora, maglia della Francia di... Speriamo uno buono, te immagini, tipo un pippone. Ovviamente l'anno può essere nuovo, ma penso siano vecchi, 3, 2, 1... No, ma inculato. Perché non c'è il nome? Ma che è sta scammata? È una maglia della Francia senza nome. Ficchi buttana. Ma che schifo è? Ma leva sto schifo. Primo, è una scammata. Va bene, perfetto. No, dai, che schifo. Vabbè, però erano 33, eh. Vabbè, regalo, ragazzi. C'hai qualche amico francese che vuole sta maglietta? Prossima, no scam. Però io mi ricordo di aver messo col nome, ragazzi. Ma uguale, me l'ha ridata un'altra uguale. Vabbè, siete dei figli di puttana. Ma che è? Mi è stata rovinata a Natale. Cioè, un'altra uguale. Ma vatene a fanculo. Questa è blu. 3, 2, 1. Sempre senza nome. Oh, del Brasile. Questa la dava a Brazzo Crew. Che culo Brazzo Crew. Vedete ragazzi, Brasile, Nike. Bella. Guarda, figa questa. Ma no, ma questa credo che sia tipo d'allenamento. Ah, ma mi sa ce l'è sta l'inculato. Non c'è la bandiera dietro. Secondo me c'hanno qualcosina ste magliette, perché questa gli manca un pezzo della bandiera. Ma che culata la prima. Ste tre a 30 euro, te posso dire che ce posso sta, dai. Però questa, Messi, la maglia del mondiale. Questa è vera, ragazzi. Cioè, oddio, vera. Non so come quell'altra. Vabbè, Messi, no? Apro questa. Questa è quella di Messi, bella. Neymar City del Brasile. Questa è ok, ragazzi. Questa mi sembra veramente ok. Di Neymar City. Sì, Messi. Perché due Messi mi ha dato? Cavona questa qui del Miami. Bella bella, oh. Ragazzi, guarda che figata. Top maglietta. Ci stiamo riprendendo dalla scammata, devo dire, eh. Bella bella con le cuciture, lo stemma cucito. Una di Ronaldo ci doveva stare. Aspetta, ma questa è quella nuova. Vediamo un po', ragazzi. È dell'Al Nassr quella nuova, però. Quella della Nike. È quella di quest'anno. Mazza, raga, sembrano tutte delle tovaglie, però, eh. Però secondo me c'hanno tutte qualcosa di strano. Bella questa, Jude Bellingham. Devo dire, ragazzi, scammata all'inizio, però dopo ci siamo ripresi, eh. Bella, questa qui del Real è fuoco. Questa è bellissima. Questa è la top maglie preferite. Ultimissima,
Bella questa, ragazzi. Bella, bella. Questa, ragazzi, è veramente troppo, troppo bella. I will take it. Andiamo avanti. Quelle due della Francia senza nome, uguali, me sono rimaste qua, ma hanno bello che scammato. Però, vabbè, oh, ragazzi, ci posso sta, ci posso sta. Ragazzi, questo pacco mi è arrivato davvero 200 anni fa. Non so perché non l'ho aperto, ma succede a volte. O dei pacchi spariscono da casa mia, non so il perché, oppure vengono accumulati, arrivano talmente tanti che non li trovi. Quindi non so chi me l'ha mandato, non so neanche quanto tempo fa. E ovviamente non so che c'è dentro. Qualcosa della K col mio nome. Quanta roba! Per Federico, indossa la collezione K per Batman. Team K. Oh, ragazzi, avevano fatto una roba Batman con K. Cioè, c'è Batman vestito con la tuta della K. E quindi che c'è? Il film The Flash? Ah, guarda, ragazzi, magliettozza e felpone. Bello! Mi spiace solo, ragazzi, che era arrivato veramente un sacco di tempo fa. Grazie, signori della K. Chiudiamo con il mio main regalo. Cioè, il regalo me l'ho comprato da solo, ragazzi. Non me lo so manco incartato. La tristezza, eh. Uno è questo. Ok, non è questo. Che è tipo, che è sta roba che me l'ho comprato? Ah, e come si chiama? Chiamano ste robe, ragazzi? No, no, Bridge, come si chiamano ste cose? Ma no, non mi sono comprato solo questo, scusate. Ho un dubbio, questo non è un adattatore. Perché questo qui, volendo, ragazzi, l'ho attaccato al telefono, ci fate le peggio cose. Ah, vabbè, sì, vedi che c'ha più porte. Non mi viene il nome. Vabbè, me sono capito da solo. Però se volete vi lascio il link. Dici, ce lo lasci, ma se non ci dici a che serve. Vabbè, ma lascia stare. Siete pronti a scoprire il mio regalo? Eccolo qua. Mi sono comprato questo microfonino qui, che è praticamente quello che vedete a tutti gli youtuber, content creator che vanno fuori. Il prossimo video fatto qua in sto bordello lo farò con questo microfono qua. Anzi, sono due in realtà, così almeno sentirete un po' meglio rispetto a quello che sentite adesso. E poi soprattutto per aumentare un po' la qualità. È vero che sto sempre a casa, quindi chissà quando lo uso, però magari ci potrebbero essere occasioni a breve. Chi lo sa, chi lo sa. Ragazzi, questi erano i nostri regali in anticipo. E voi direte: e i regali di Ambradele? Le vedi? Le vedi? No, non ci stanno. Volevo fare un qualcosa con loro, ragazzi, ma quest'anno è impossibile. Più si va avanti e più è difficile. Io che voglio crescere la tele per prendere il mio posto, oggi non si poteva fare. Però, ragazzi, io colgo l'occasione per farvi tanti tanti auguri di buon Natale. Passate buone feste in compagnia, perché non è importante il regalo, è importante la salute, e io ve ne auguro veramente tantissima. Ci vediamo tra qualche giorno, dal 27, non mancate quella top e la flop. E poi, cari, perché ci aspetta un anno tutti insieme. Ciao ragazzi, buone feste a voi, in buon Natale a voi, in buon Natale a voi, in...